Amsterdam Day 5, quinto ed ultimo giorno. Vediamo quello che è uno dei temi che mi ha appassionato particolarmente all'interno di queste 5 giornate. Mi trovo ancora una volta all'interno del Developer Stage perché, ahimè, il tempo è veramente ostile in questi ultimi giorni. Partiamo con TBTC, ossia il Bitcoin di Solana, un Bitcoin tokenizzato in seno al network di Solana. E quello che è emerso da tutta la storytelling del breakpoint è che c'è una forte convinzione ed anche in termini di marketing una forte mission nel portare Bitcoin su Solana, o meglio ancora farlo migrare su Solana attraverso gli SDK tool, che sono dei software development kit concepiti per sviluppatori, builders, manager di exchange, gestori della liquidità all'interno dei protocolli e così chi è manager all'interno delle DAO treasury e così via, per migrare il Bitcoin nativo con tutte le sue problematiche di trasferibilità, di onerosità all'interno del network di Solana. TBTC ha una caratteristica che è unica, nel senso che rispetto ad altre soluzioni Wrapped Bitcoin che potete trovare in altri ecosistemi, TBTC ha un rapporto MC su FDV, quindi Market Capitalization su Fully Distributed Valuation, quindi quanto vale TBTC sul mercato in rapporto alla effettiva distribuzione del token, è 1. Significa che per ogni token TBTC emesso c'è un Bitcoin che viene segregato e a fronte della segregazione viene mintato il TBTC. Questo è importantissimo perché rappresenta un rapporto ratio 1-1 che fa capire per quale motivo in queste ultime 2 settimane anche la capitalizzazione di TBTC sia passata da circa 30 milioni di dollari agli oltre 80, proprio perché ci sono protocolli di liquidità e builders, ma anche exchange che stanno incentivando, soprattutto per quanto riguarda i DEX, poi anche i DEX, che stanno incentivando l'utilizzo di TBTC al posto di Bitcoin nativo, garantendone la piena convertibilità con il rapporto 1-1, perché vi garantisce di poter operare con una determinata velocità. Tra l'altro anche la stessa Visa, che è intervenuta all'interno ovviamente dei panel sui principali partner del network di Solana, ha fatto capire che hanno interesse affinché le transazioni più avanti vengano effettuate in TBTC, non in Bitcoin. Per quale motivo? Per ovvie ragioni di costo, onerosità e soprattutto poi di user experience. Se voi avete provato a utilizzare TBTC una volta, anche in semplice swap con Phantom, con mobile wallet, vi rendete conto che non vi è paragone ad esempio con la user experience che si può avere con Lightning Network, con tutti i problemi che ha il Lightning Network, che è fortemente centralizzato e oltretutto non è possibile poi utilizzarlo in svariati device. E io ho fatto vedere nel precedente video, vediamo se non mi cade la telecamera, lo faccio vedere adesso, la banda, eccola qua, la banda di Venta, che al cui interno c'è un sensore NFC che è connesso con un Solana Wallet, un Solana Address, sul quale voi andate a spostare la quantità di asset che vi possono servire. Potete utilizzare Solana ma anche USDC,
o anche TBTC, in modo tale che voi potete andare a effettuare micropagamenti istantanei in tempo reale con la tipica onerosità e velocità che ha il network di Solana, senza avere appresso il mobile wallet. Guardate che questa è una killer application. Adesso abbiamo il caso del braccialetto, insomma, della banda elastica da portare al polso di Venta, e poi ne arriveranno tanti altri con lo stesso tipo di approccio, che avranno il vantaggio proprio di che consentire che io esco di casa magari per andare a fare sport o per andare senza essere sempre con lo smartphone, quello in cui ho il wallet appresso, mi porto dietro questa banda che magari è stata ricaricata con $100, 100 USDC oppure $100 in controllo di TBTC, e la posso utilizzare sulle vending machine, la posso utilizzare per effettuare quelle transazioni quotidiane in cui magari adesso utilizzo la carta Visa, mentre tutti i problemi tipici che rientrano nella casistica dell'IT network verranno lentamente abbandonati. Qui, tra l'altro, ho conosciuto alcuni sviluppatori svizzeri che sono stati a Lugano Plan B di qualche settimana fa, si sono messi la mano sui capelli dicendo: la maledizione di Bitcoin tradizionale sono i massimalisti, questi sono il principale nemico di tutto, non solo la criptosfera, ma in particolar modo di Bitcoin, perché in questo momento qua Bitcoin, che grazie a TBTC diventa un asset strategico per le tesorerie delle DAO, che possono ricorrere a TBTC non necessariamente, grazie all'interoperabilità di Solana. Anche Torino DAO ha come terzo asset strategico all'interno della propria treasury proprio TBTC, ovviamente Solana, Bitcoin all'interno di Solana, con la piena convertibilità, io direi quasi aurea, tipica del rapporto 1-1 che garantisce questo specifico protocollo sviluppato da FreeSolve. Torneremo a parlare di TBTC nelle prossime giornate con dei special e approfondimenti, ma soprattutto anche con delle casistiche pratiche di utilizzo, facendo vedere che cosa significa pagare utilizzando Bitcoin, ovviamente in questo caso TBTC, con tutti i vantaggi che questo apporta poi ai protocolli, alle DApp, agli sviluppatori, ma anche agli utenti che hanno una user experience notevolmente più semplificata e oggettivamente più gradevole come primi first user case e così via. Trovate come sempre in descrizione il link per andare a approfondire TBTC, la sua scheda tecnica per quanto riguarda la profondità di mercato, la capitalizzazione, e poi ovviamente tutte le precedenti puntate qualora ve le foste persi per il breakpoint. Io vedrò di fare degli approfondimenti più specifici, magari in fronte al monitor, in modo da avere grafici, ma anche poi le varie DApp che consentono di capire non solo TBTC, ma anche quello che abbiamo menzionato nei precedenti giorni con il nuovo format di hard wallet del Rider One, o l'utilizzo di Pit Network per conoscere la eligibility del proprio address e quindi poter beneficiare degli airdrop di Pit che sono già schedulati in relazione a quella che tutta la propria operatività pregressa nei precedenti 12 mesi.